Innanzitutto, cosa ci fa ridere? Dai, ci siamo? Sì, ci siamo. Fammi una domanda. Qual è la cosa che ti fa più ridere di solito? I bambini. A me fa ridere molto, all'interno di un racconto, una storia, un elemento inaspettato, ovviamente in chiave comica. Le battute che ti colgono di sorpresa. La gente che cade. L'imprevisto. Sì, dovrebbe essere pure l'uomo che cade. Mi fa ridere Jerry Scotti che cade mentre dice buonasera a Striscia la Notizia. Signori, buonasera! L'esagerazione di qualcosa apparentemente banale. Gli altri dialetti che non sono quello romano. Mi fanno ridere le cose che esplodono. La cosa che mi fa più ridere in assoluto è la satira, che va a colpire i punti più deboli, le ferite della società, e quindi fa ridere. A te che ti fa ridere? È difficile fare ridere, ed è altrettanto complicato spiegare il motivo di una risata. Però dai video visti capiamo già i fattori universali che la scatenano. In primis, più o meno tutti ridiamo di fronte a qualcosa di assurdo, esagerato o fuori dall'ordinario. Che sia una cosa grossa già di per sé o qualcosa di ingigantito, l'esagerazione crea comicità. Devo scendere da qui! Devo scendere da qui! Si calmi! Cerchi di controllarsi! Signorina, lasci stare, giù. Si calmi! Si calmi lei e torni a sedere al suo posto, ci penso io la signora. Si calmi, signora. Su, si calmi! Si controlli! Dottor Ruma, che ha desiderato il telefono. Grazie. Andrà tutto bene, vedrà. Cerchi di riprendersi, torni in seguito. Si calmi! Ci penso io. Voglio scendere da qui! Voglio scendere! Potevi scendere! Da bambini ridiamo più di 300 volte al giorno, da adulti nemmeno 5 minuti. Forse perché da piccoli ci sembra tutto nuovo e da grandi invece abbiamo già visto tutto. Persone più qualificate di me ne hanno parlato, tipo Henry Bergson. Lui afferma che una delle cause principali della risata è una sorta di meccanizzazione applicata alla vita. E quindi che senza i momenti in cui questa si rompe, la risata non esisterebbe. Jim Carrey, straordinario comico americano, ha basato il suo far ridere le persone sull'essere anormale. Infatti ha sempre accompagnato le sue battute con urli, balli, spasmi, imitazioni o semplicemente gesti a caso. So this is one transition. Esagerando i movimenti del corpo, è riuscito per anni a far ridere e a rompere quell'automatismo applicato alla vita di cui parlava Bergson. Lui però non è stato l'unico ad usare questo metodo come spunto comico. Infatti è sempre esistita quella categoria chiamata slapstick, cioè quel tipo di comicità basata sul far ridere lo spettatore attraverso l'accentuare e l'esagerare i movimenti del corpo. Basti pensare a Buster Keaton, Stanlio e Ollio, Charlie Chaplin o i fratelli Marx. Stuart? Ah, come right ahead. Hey, Stuart. Come on, Marco, the food! Been waiting all afternoon for you, Stuart. Come on. Prima per necessità e poi per libertà creativa, hanno usato il loro corpo per creare situazioni volutamente ingigantite e molte volte anche violente. Ovviamente queste persone ne hanno ispirate altre, come Rowan Atkinson con il suo Mr. Bean. O Paolo Villaggio con Fantozzi. 5 secondi per riprendere conoscenza. 4 secondi per superare il quotidiano impatto con la vista della moglie. +6 per chiedersi, come sempre senza risposta, cosa mai lo spinse un giorno a sposare quella specie di curioso animale domestico. Questo discorso si è poi spostato anche nei cartoni animati, tipo Tom e Jerry o i Looney Tunes,
che ingigantiscono gesti violenti per creare divertimento. Ed è qui che capiamo un altro elemento importante della risata, cioè la sfortuna altrui. Pensiamo a quante volte ridiamo quando, per esempio, vediamo un uomo che cade a terra. Pensiamo all'enorme quantità di video del genere che circolano sui social network, oppure a quante volte abbiamo riso grazie alle sventure del precedentemente citato Fantozzi. Impugnatura martello, rotazione del busto e con violenza! Questa particolare causa della risata si può riassumere con un concetto tedesco, cioè lo Schadenfreude, termine che indica letteralmente il piacere provocato dalla sfortuna altrui. Il ridere delle sfortunate situazioni altrui è, per molti studiosi, un forte sentimento di superiorità, e molto spesso a provarlo sono persone con scarsa autostima. Secondo la psicologa Grazia Aloy, il tutto è riconducibile alla considerazione di scarsissimo valore di sé che si riflette nella consolazione che anche il sé degli altri sia scarso e non degno. This is called the joyless laughing guy. Okay. Ci sono vari tipi di risata, che si possono dividere in base all'intensità, per esempio la risatina o la risata di pancia, o alle emozioni, tipo la risata nervosa, d'imbarazzo, o semplicemente gioiosa. Ma soprattutto la risata ha alla base il contesto in cui questa si crea. Quella di circostanza, che di solito non è spontanea ma fatta per compiacere qualcuno. Quella fuori luogo, l'opposto della precedente, spesso esce fuori quasi involontariamente. O quella paradossale, cioè viene stimolata da una cosa che nel pensiero comune non fa ridere. Could you pay me in advance? Quindi avevo da dire qualcosa e le ho dette in una maniera un po' particolare. Cioè, non è che io abbia fatto dell'umorismo. Molti dicono, ma lui è un comico. No, assolutamente. Io ho raccontato delle verità, vere, drammatiche. Come reagisce il pubblico quando lei dice queste cose? Si riconoscono. Come fa il comico a creare una risata? In primis parte dalla cosa più complicata, cioè l'immedesimarsi nelle vite del pubblico, facendo capire a quest'ultimo che non è il solo a vivere determinate situazioni, e quindi il sollievo dello spettatore si libera in una risata. Poi il comico tocca parti fragili dell'uomo, e lo spettatore quindi ride per mascherarle, così che il sorriso diventa una specie di difesa. Ognuno nella propria vita assume un ruolo o delle maschere, e il comico ha sia il compito di scoprire la verità che si nasconde dietro, sia di studiare tutti gli elementi caratteristici che compongono un individuo. Un tic, un'espressione particolare del volto o una tendenza comportamentale vanno a comporre un ritratto ben preciso. Big Star in via Mameli 25, oggi è il 18 febbraio, ho detto tutto, mi sono ricordato tutto più o meno, e cominciamo a raccontare, poi vi spiego anche che cos'è mio cugino per chi non lo sa. Partiamo più o meno, siamo 10 anni fa. Allora, mio cugino è un live show, non saprei, uno story show, uno spettacolo dal vivo che da quasi 2 anni faccio in un locale nel senso un locale per volta a Roma, una volta al mese, dove invito 4 persone a raccontare un episodio della propria vita che sia un po' al limite con l'inverosimile, che qualcuno possa pensare no, questo non è vero. Infatti 3 di questi episodi sono veri e 1 chiede a una persona di inventarselo. Dallo spettacolo diventa un gioco a premi, perché dopo aver sentito tutte le storie deve indovinare qual è la storia falsa. Si conclude con la vittoria di una tazza più bella, molto più bella di questa. L'intento è quello di
mettere insieme delle persone, di aggregarle come... Io sono di origine, la mia famiglia è una famiglia di origine contadina e mi raccontavano che una volta stavano nella stalla la sera, non c'era la televisione, non c'era la radio, stavano nella stalla a raccontarsi le storie. Più o meno quello, fatto nel 2018. Ovviamente nel momento in cui uno racconta tu non sai cos'è successo a me, no, aspetta, tu non sai cos'è successo a me, lì immediatamente si innesca anche un meccanismo comico, soprattutto legato all'autoironia, perché come dire, nel momento in cui tu racconti una cosa in cui ti metti un po' in gioco, nel momento in cui racconti una cosa in cui non sei stato proprio irreprensibile, immediatamente avviene un meccanismo di riconoscimento in tutti gli altri, perché tutti vedono te che stai raccontando di una cosa che un po' ti vergogna e dici: ah, ma allora non sono l'unico pirla che fa tutte le cavolate. E quindi immediatamente si crea una comunità intorno a una storia. Quella dell'esagerazione io la trovo che cioè come una caratteristica proprio dell'essere umano, della socialità degli esseri umani. E quindi sì, forse c'è dell'esagerazione, è necessaria, ma è necessaria per vivere forse anche. La realtà è la cosa più importante per un comico. Le battute non possono non partire da ciò che ci circonda, e chi ci fa ridere è molto spesso un profondo conoscitore della realtà. Forse anche per questo a volte sono le persone più tristi. Il comico capisce che le persone si danno un ruolo e può entrare in esso ed esagerarlo, o invece ribaltarlo e parlare del suo contrario. Per il comico, in questo gioco di inversione dei ruoli, è lecito rompere le regole. Il comico è l'unico a capire che è tutto un alter ego, una parte recitata, e che nella nostra solitudine invece riaffiorano le insicurezze. E lo comprende bene perché forse è il tipo di persona che soffre di più il peso di una maschera. In conclusione, far ridere le persone è il lavoro più difficile al mondo, perché il comico deve liberare il pubblico dai suoi problemi e per farlo deve dimenticare i propri e ridere in continuazione, anche se dentro, probabilmente, piange sempre.